Resta la mascherina al chiuso fino al 15 giugno negli ospedali, sui trasporti pubblici, al cinema e teatri. Cosa ne pensano i torinesi? Siamo andati a chiederglielo. Boom di matrimoni a Torino e provincia. Da inizio anno sono aumentati del 20%. Si iniziano a vedere segnali di ripresa post pandemia. Domenica Basket Torino 100 per i playoff. Coach Casalone racconta che sfida li attende. Caccia al tesoro in Langa, tutto esaurito. Ne parliamo con Filippo Ghisi di Turismo in Langa, nostro ospite. Bentornato, consueto appuntamento con l'informazione regionale di GRP Televisione. Fino al 15 giugno è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale FFP2 in molti luoghi al chiuso, come i mezzi di trasporto, a teatro e al cinema. Lo prevede l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che entra in vigore dal 1 maggio. Sentiamo il parere dei passanti. Dal 1 maggio e fino e non oltre il 15 giugno, l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza prevede l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per salire sui mezzi di trasporto, accedere agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, e anche per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. L'ordinanza prevede inoltre l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti, ai visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, incluse le strutture di ospitalità e di luogodegenza, le residenze sanitarie assistite, le RSA, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. È comunque raccomandato e precisato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico. Sentiamo il parere dei passanti. Sono d'accordo ancora per un periodo, soprattutto in determinati luoghi, però sui ristoranti avrei da ridire, perché sarei ancora per tenerli al chiuso, perché comunque tra differenza tra cinema, teatro e ristoranti non la vedo, però sono d'accordo a prorogare. È una cosa che ci avvicina verso Shanghai. Siamo forse l'unico paese in Europa dove c'è ancora l'uso della mascherina, soprattutto nei luoghi di cultura e nella scuola. Non a caso io cito una frase famosa di Pirandello, rimodulata con questo uso della mascherina: ricordati che lungo il corso della tua vita incontrerai tante mascherine e pochi volti. Penso che in certi luoghi è giusto, trasporti, locali chiusi, va benissimo. Certo, all'aperto o poi in giro, così, vabbè, va anche a discrezione un po' di intelligenza delle persone, no? Di usarla in un certo modo, ecco, no? Tutto è passato, andiamo. Secondo me va bene, giusto, perché comunque al chiuso, finché non si capisce bene di che cosa sia questa pandemia, endemia, chiamiamola come vuoi, però finché non si capisce bene da dove sia nata, da dove sia scaturita, non lo so, guarda, io sono d'accordo sul tenerla comunque, almeno io farei ancora anche quest'autunno. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo, e le persone che stanno svolgendo attività sportiva. Ora la cronaca: ha ucciso un connazionale e poi lo ha decapitato. È stato condannato all'ergastolo. Alla base dell'omicidio, avvenuto in Corso Francia a Torino, un debito per un fidanzamento truffa. Sentiamo. Ha strangolato e decapitato il suo ex coinquilino per riavere indietro la dote di un matrimonio fallito, condannato all'ergastolo.
La vittima di un fidanzamento truffa che si trasforma in carnefice, questa è la parabola di Mohamed Mostafa, 25 anni, di Bangladesh, che a Torino è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del connazionale Mohamed Ibrahim. Lo ha strangolato e poi, quando ormai era privo di vita, gli ha staccato la testa, secondando una credenza assai diffusa nelle zone da cui proviene, per evitare che il suo spirito lo perseguitasse. La sentenza della Corte d'Assise riguarda un delitto scoperto nel 2021 in un appartamento di Corso Francia. Mostafa ha confessato. Molti punti però sono rimasti oscuri, a cominciare dal movente. I PM hanno accennato al rancore, al desiderio di vendetta e al substrato culturale che impone di lavare l'onore nel sangue, ma non hanno scelto fra le due ipotesi, quella che loro stessi hanno definito finanziamento truffo o quella di un debito non saldato. Mostafa era stato amico di Ibrahim, aveva la sua stessa età e con lui era arrivato in Italia dalla Libia nel 2014. Il connazionale gli parlò di una sua giovane parente rimasta in Bangladesh. Gliela fece conoscere a distanza con una videochiamata e in breve la ragazza divenne la promessa sposa di Mostafa, il quale prese a inviarle 200 euro ogni mese, non poco visto il suo magro stipendio di aiuto cuoco. A questa somma si aggiunsero gli extra, come la volta in cui gli spiegarono che lei, malata di anemia, doveva comprare sangue. Finché un giorno il matrimonio fu annullato per decisione della famiglia di lei. In tutto, ha raccontato Mostafa, avevo versato 4.500 euro, ma non ho mai voluto i soldi indietro. Il debito vero era con Ibrahim, da cui a quanto pare attendeva il rimborso di 4.000 euro. L'avvocato difensore ha fornito una lettura diversa. Non è stato un omicidio premeditato. A nostro avviso Mostafa andò a casa di Ibrahim e fu aggredito nel corso di una lite. Come spiegare diversamente il fatto che avesse un dito rotto? Quanto alla decapitazione, è stata una docente di storia e istituzioni dell'Asia a spiegare che molto probabilmente è il prodotto di una credenza molto diffusa, tagliare la testa alla vittima per non essere tormentati dal suo spirito. La Corte d'Assise, dopo aver accolto la tesi dei PM sulla premeditazione, non ha applicato l'aggravante della crudeltà, però ha ordinato la trasmissione degli atti in procura per l'avvio di un nuovo procedimento per vilipendio di cadavere. Voltiamo pagina e passiamo al trasporto pubblico a Torino. Estensione dell'orario della linea 1 della metropolitana, riapertura di via 20 settembre, riorganizzazione del trasporto pubblico nel quartiere Mirafiori e nella zona degli ospedali. Il mese di maggio porterà alcune novità nei servizi di GTT, l'azienda che gestisce i mezzi pubblici torinesi, ma anche l'ascensore panoramico della Mola Antonelliana, che dal 1 maggio avrà un nuovo orario prolungato dalle 9 alle 20 il lunedì, mercoledì, giovedì e domenica e fino alle 21 il venerdì e il sabato, con chiusura sempre il martedì. La prima novità, già oggi con il ripristino dei percorsi delle linee 4, 11, 58, 58 barrato e 92 su via Sacchi, via 20 settembre, 27, 55, 57 su corso Matteotti e via 20 settembre, mentre la linea 15 sarà deviata in direzione Sassi da corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, via 20 settembre. Dal 2 maggio poi l'orario della metro sarà esteso il venerdì e sabato con ultime partenze dai capolinea all'1 e fine servizio all'1.30 e sarà anche riattivata la linea Star 1, mentre il servizio Nightbuster ripartirà potenziato con due nuove linee il 6 maggio. Inoltre dall'8 maggio, la domenica e nei festivi, in concomitanza con una serie di eventi che si svolgeranno in città, tornerà la linea turistica storica 7. Un vero e proprio boom di matrimoni tra Torino e provincia. Nel 2022 cerimonie in crescita del 20%. Sentiamo. Matrimoni in crescita a Torino e provincia. Tra i futuri marito e moglie ci sono coppie in attesa dal 2020 e dal 2021 che hanno dovuto far slittare l'evento causa pandemia. Il lockdown ha fatto riscoprire la voglia di condividere progetti e di guardare avanti, meglio se in coppia. Dunque, il mercato dei matrimoni è uno dei pochi a segnare una netta ripresa. Boom delle nozze, più 20% per un totale di 5.944 cerimonie. I dati del Comune di Torino confermano la tendenza. Da aprile fino a fine anno sono in programma 100 unioni con rito civile al mese. Non solo matrimoni, ma anche battesimi, comunioni e cresime, e con più invitati, il che significa un maggior numero di bomboniere e confetti venduti, di abiti da cerimonia, di pranzi e dolci, per rendere davvero unico un giorno speciale. Siamo con la signora Rosi che lavora all'interno, buongiorno, di uno storico negozio di bomboniere di Torino. Esatto. Allora, si tornano a celebrare i matrimoni con, ovviamente, si rispettano tutte quelle che sono le regole anti-Covid, certo, si tornano a fare le comunioni, le cresime, quindi un settore che sta ripartendo.
Fortunatamente sì, rispetto a 2 anni fa c'è un incremento, non altissimo, ma comunque si comincia a notare un pochino più di movimento anche rispetto ai matrimoni che erano stati proprio fermati, invece adesso cominciano a riprendersi con dei numeri anche un attimino più notevoli rispetto a prima che avevano il limite degli invitati. Adesso fortunatamente non è proprio così restrittivo e sì, un miglioramento si vede. Bisogna ancora fare dei grossi passi avanti per ritornare, diciamo, agli ordini di anni fa, però un miglioramento c'è, sì, sinceramente sì, fortunatamente. Per quanto riguarda i matrimoni, avete richiesto di un maggior numero di bomboniere, per esempio, perché si possono invitare più persone? Esatto, prima, per dire, i matrimoni erano anche 15-20 famiglie, che erano i numeri, diciamo, consentiti. Adesso fortunatamente si cominciano a rivedere degli ordini con 70-100 bomboniere che sono relative alle famiglie, ovviamente. Ora andiamo nel Cuneese, dove il turismo di questi ultimi weekend lunghi legati ai giorni festivi, pasquali e del 25 aprile non ha riscosso il successo sperato. A differenza del torinese, i dati dell'associazione albergatori, esercenti e operatori turistici di Confcommercio Cuneo non raggiungono ancora quelli del pre-Covid. Se inoltre le incertezze del momento non favoriscono il turismo straniero, resta alta l'aspettativa per quello di prossimità per l'estate. Mentre a Torino si è verificato un boom di turisti nel weekend lungo di Pasqua e probabilmente anche per il 25 aprile, per quanto riguarda Cuneo, qual è stata la situazione di questi 2 weekend lunghi? La situazione non è stata molto brillante, ma è un classico, perché dalle nostre parti Pasqua e il 25 aprile sono più momenti per i turisti che vanno verso il mare, verso la Liguria. Però vorrei partire da un dato positivo, cioè quello del più 17,8% di arrivi nel 2021 rispetto al 2020 e una presenza in più del 5,5%. Un'altra nota positiva, perché dobbiamo guardare innanzi, sono i voucher. I voucher Piemonte sono stati un successo per l'anno 2021 e pare che ci sia la prospettiva per il 2022 che vengano riproposti in una nuova formula, un nuovo modulo. La Regione Piemonte dovrebbe aver stanziato più di 1 milione di euro per questo e sicuramente questo sarà un aiuto per l'economia dei prossimi mesi. C'è anche da dire che anche in questo periodo di Pasqua la montagna è stata bloccata per la mancanza di neve, la Pasqua è stata molto alta. Un peccato, perché l'anno scorso quando c'era la neve invece non si poteva sciare. In tutto questo quadro regna naturalmente l'incertezza dovuta dalla pandemia, dovuta dalla guerra, ahimè, che ce l'abbiamo alle porte. Questo favorisce un turismo di prossimità. Manca il turismo straniero. A questo aggiungiamo i guai nostri, il Col di Tenda chiuso, che ci impedisce un accesso veloce con la zona francese. L'autostrada Asti-Cuneo, che se ne parla, ma è comunque fermo a cantiere. Buono le Valdigi, l'aeroporto col volo su Roma certamente aiuta il traffico, è un'infrastruttura importante, è un peccato che abbiamo perso il volo su Monaco. Siamo comunque lontani dai numeri del 2019, questo dobbiamo dire, ma dobbiamo anche guardare avanti. E per guardare avanti credo che si debba lavorare sulla formazione, per essere poi pronti quando finalmente ci sarà lo sblocco, e speriamo che sia presto. Formazione basata su digitalizzazione ed ecosostenibilità. In questo anche la Camera di Commercio, di cui io faccio parte per la Giunta, attraverso l'Ospitalità Italiana, ha lanciato un nuovo programma di recensione di circa 230 strutture, elevando il livello di servizio e di qualità che viene offerto alla clientela prossima futura. Manca il personale. Come associazione albergatori stiamo lavorando anche con gli istituti alberghieri, ci stiamo presentando per dare un nostro sostegno, per aumentare quella che è la passione, perché per fare questo lavoro occorre innanzitutto passione. Il Conservatorio Vivaldi di Alessandria ha presentato un nuovo corso biennale universitario in musicoterapia, realizzato grazie a una convenzione con l'Università del Piemonte Orientale. Professor Renato Balduzzi, presidente del Conservatorio Vivaldi, si arriva quindi dopo un'esperienza decennale ad un corso di musicoterapia. È un corso biennale specialistico. Come e quali risultati può raggiungere, soprattutto per la città e il territorio, questo tipo di corso?
Il nostro territorio ha un'università in espansione, un conservatorio, il Vivaldi, reputato a livello nazionale e per alcuni profili anche internazionali, ha un polo riabilitativo, quello del Borsalino, che ha una reputazione ultralocale. Sono tre momenti forti del territorio che si mettono insieme in questa esperienza della musicoterapia, che è una disciplina musicale evidentemente, ma è una disciplina che forma persone capaci di entrare in comunicazione con l'emotività, col vissuto, con i profili psicologici delle persone malate. Questo crea un qualcosa di più che la musica sa dare dentro una prospettiva di cura che evidentemente resta la prospettiva non dei musicisti ma del personale sanitario. Ma il musicoterapista porta qualche cosa di più, come la musica porta qualche cosa di più nella vita personale di ciascuno. Giancarlo Avanzi è il rettore dell'Università del Piemonte Orientale. Come siete giunti a questa collaborazione con il Conservatorio per un corso che almeno in Piemonte è una novità? Beh, certamente siamo molto contenti di poter collaborare con il Conservatorio Vivaldi. Abbiamo risposto ad una richiesta del Conservatorio di poter contribuire con dei crediti formativi a questo percorso di studi di secondo livello del Conservatorio per Musicoterapia. Siamo convinti che si tratti di un primo passo, perché è importante creare delle figure ibride di terapisti che consentano, diciamo, alla sanità di poter fornire al paziente tutte le cure possibili, comprese queste che sono complementari alle altre cure più importanti delle malattie croniche o delle malattie oncologiche. Quali sono le prospettive per il dottorato di ricerca in quest'ambito? L'idea di poter costruire un dottorato di ricerca che metta insieme le competenze degli artisti musicali e quella degli scienziati è molto affascinante. Studiare quali sono le interazioni possibili per il miglioramento della vita, della qualità di vita, tra la musica, l'arte in generale e il funzionamento del nostro corpo è sicuramente molto interessante. C'è un compositore ideale per la musicoterapia? No, tutte le musiche possono essere utili, anche la canzone di Sanremo. La natura della musica è importante a seconda del valore per quella determinata persona. La stessa musica può piacere tanto ad una persona e non piacere a un'altra, e questi aspetti sono fondamentali anche. E infine lo sport, il basket. Domenica ore 18, ultima partita della fase a orologio prima dei play-off per Basket Torino nel campionato di Serie A2. Al Pala Gianni Asti arriva la squadra di Cento. I ferraresi vantano un'eccellente tradizione cestistica. Coach Casalone, intervistato da Fabio Milano in esclusiva per GRP, ci presenta la partita. Con il coach di Basket Torino, Edoardo Casalone. Coach, ci presenti la partita di domenica, l'ultima della fase ad orologio contro la Tramec di Cento alle 18 al Pala Gianni Asti. Ma intanto è l'ultima partita della seconda fase di questo campionato e quindi è una partita dove ci teniamo particolarmente a difendere il percorso e quanto di buono abbiamo fatto fino a questo momento. Per cui sarà una partita dove scenderemo in campo con l'intenzione di chiudere il meglio possibile questa prima fase, che è semplicemente quella che ci permette di arrivare in griglia playoff con il miglior piazzamento possibile, quindi cercheremo di mantenere appunto il quinto posto, proprio perché sappiamo che poi la seconda fase si basa anche tanto sugli scontri e sugli incroci che vengono poi definiti appunto dalla classifica di questa prima fase, e quindi vogliamo assolutamente avere un buon posto in vista dei playoff. Per quanto riguarda Cento, sono una squadra che nell'ultima partita ha perso nell'ultimo quarto sostanzialmente, dopo aver condotto anche bene per i primi 25 minuti, e quindi arriveranno sicuramente molto arrabbiati. Per quanto ci riguarda, anche noi vogliamo sostanzialmente prenderci una rivincita dopo la partita disputata domenica scorsa, e quindi credo che scenderemo in campo sicuramente con l'attenzione giusta e non sottovaluteremo assolutamente quella che è stata una squadra che ha fatto un ottimo campionato fino adesso, sto parlando di Cento appunto, e che sicuramente non dobbiamo
valutare per gli ultimi 15 minuti di domenica scorsa. Reale Mutua che in settimana ha salutato definitivamente Bazzucconè, dunque il playmaker preso a gettone. Che tipo di apporto è stato quello di Conè per le poche gare in cui Trey Davis è stato fuori, insomma? Ma è stato un apporto fondamentale, fondamentale perché ci ha permesso di innanzitutto allenarci ad un livello alto e competitivo, che è la cosa fondamentale per arrivare poi la domenica pronti a giocare le partite. È stato un apporto fondamentale anche perché ci ha permesso di avere rotazioni durante le partite e perché è stato molto utile sia nella costruzione del gioco che nel fornire assist ai propri compagni, per cui il suo apporto lo reputo più che positivo. Ci dispiace ovviamente che non faccia più parte della nostra squadra nel finale del campionato, però è stato reintegrato Trey Davis che sta migliorando giorno dopo giorno la sua condizione fisica, per cui siamo molto contenti di riavere Trey tra i nostri componenti. Infine faccio un passo avanti, quindi analizziamo già la prossima settimana. La partita con Cento sarà l'ultima, dicevamo, della fase orologio e poi si comincia con i playoff. Ma si comincia i playoff, chiaramente adesso non sappiamo la nostra posizione in griglia e quindi né tantomeno la squadra che andremo a affrontare. È chiaro che i playoff poi sono qualcosa di completamente nuovo proprio perché si gioca con un ritmo molto serrato, si gioca sicuramente poi sulle ali dell'entusiasmo di quella che è il momento che si vive, per cui ovviamente conterà molto la forma fisica, ma conterà molto anche lo stato e la forma mentale, e quindi vogliamo arrivare a questi playoff con grande energia, con grande desiderio di fare un ottimo risultato. Abbiamo sempre detto di essere una squadra che può dare più che qualche fastidio alle altre componenti della griglia, per cui direi che non vediamo l'ora di iniziare questi playoff. Si conclude questa parte del nostro telegiornale. Ora il meteo, dopo il nostro ospite Filippo Ghisi di Torino in Langa per il lancio della caccia al tesoro in Langa, presa d'assalto. Dopo la rubrica il gastronomo del nostro direttore Danilo Poggio. Restate con noi.